Bene a tutti ragazzi, sono Salvatore Pepsuno e benvenuti alla terza parte del Let's Play di Pokémon Zaffiro. Come vedete siamo fermati qui davanti alla foresta e direi di... vorrei catturare un Tylov. E quindi diciamo, lo voglio cercare. Che voglio un Tylov assolutamente come mio secondo partner. E non voglio un Whirlpool, perché a me non mi piace né Beautify né Dustox. Non mi piace nessuno dei due. Lo voglio cercare, dammi un Tylov. Brutto figlio di Ponzi. Mi odia. Ragazzi, ormai dai Pokémon dovete saperlo, chi è un fan di Pokémon, che a ogni gioco di Pokémon tu vuoi un Pokémon. Tu pensi al Pokémon che vuoi, non ti verrà mai. Ti verrà sempre quelli che non vuoi. Cioè, quindi alla fine meglio non pensiamo a Tylov. E infatti, noi ho pensato a Tylov e uno Zigzagoon. Che nessuno vuole, a meno che gli danno una evoluzione, una mega evoluzione. Ah, sì, evoluzione ce l'ha, me sa. Me sa. Se non mi sbaglio. Allora, Tylov? No. Porco due. Prima li trovavo qua i Tylov, non si trovano anche se te mori. Un Wingull però sì. Ragazzi, mi sa che fanno 50 minuti di trovare Tylov, mi sa. Ve lo dico io ragazzi, 50 minuti di trovare Tylov. Dai Tylov e faccio il video? No. Vieni. Mi odia. Il gioco mi odia ragazzi, ormai sarò stabilito questa cosa, mi farà mai finire questo gioco. Cioè, ve lo dico subito, dico la verità proprio, perché mi odia il gioco. No, Zigzagoon. Sto Zigzagoon maledetto. Ma fa zigzaggare, va? Mi ci romper mille palle. Se mi dai Tylov? No, non mi dà Tylov, mi odia. Però ama Zigzagoon, non sei poco ma sicuro. No, vedi proprio avanti, va. Che se no qua fanno notte. No, qua stiamo a proprio Zigzagoon Town. Stiamo a Zigzagoon Town. Mi dai sto cazzo di Tylov? No! ore dopo. Dammi un Zigzagoon. Non lo voglio un Zigzagoon. Ragazzi, faremo 50 anni così. Dammi Zigzagoon, mi dà un Zigzagoon. E infatti, la legge di Zigzagoon, una merda. Ma io non voglio Linone. Mi dai sto cazzo di Tylov? No. Allora ragazzi, dopo 50 anni finalmente sono riuscito a catturare questo cazzo di Tylov. E non cominciare a dire una femmina mi ha derotto. Non ce la facevo più. Cioè è venuta mezz'ora solo per catturare questo fegno di merda. E finalmente l'ho preso. E finalmente lo allenerò. E non vedo che diventa un suello. Così almeno diventa un po' più forte. E siamo arrivati qui dentro. Direi di andare. Perché c'è sempre questo qua. Un sacco di bombe. Fate vedere Pokémon Coleottero. Compagni di squadra. Però fa in giro, va. Qui c'è il mio nuovo Tylov. Ti spacca il culo. E la madò. Ragazzi, io taglio sta parte perché sto combattimento mi dà troppo. Ah no, vabbè, tanto. Non ho niente, devo vedere che tanto ammazzo con beccata. Ed è ragazzi, Tylov ha un attacco micidiale. Poi, se vedete anche la... il Pokédex Entry, no? Quello che dice il Pokédex, infatti si mangia i Wurmple, questi qua sono magna. Quindi apposta, stanno i corpi di Wurmple morti, lui si mangia tutti e così diventa un suello, così. Che Tylov che è questo? È bestiale, lui è femmina, però è bestiale sto Tylov, vai. Ora del livello a continuo, va, vai. Sali, basta salire di livello.
Vai Wampol. Pigliamo scheva piampa di mosche, va che sti Wampol non è una passazione di Tylob. Va a pigliare le mosche. Ha scassato tutti già, ma può essere. È una bestia. È una bestia. È una bestia. No, non abbiamo nessuno. Ok. Diciamo di anche questo. Sarà un Wurmple. No. E se è sempre Wurmple ammazzo, no? Cioè. Pure tu. Sto pigliamoschi. Sono morti tutti. Faccio salire pure i tre livelli. Che bello, mi cade è già forte. È una bestia. Vai. Livello 8. Attacco rapido, perfetto. Na 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 na. 48 poche d'ora, ma si può porre allora, eh? Fatto di. E che balle. Fuga. Voglio avere la mia Pokéball. Anti-paralysis. Ok. Ah, questo, oddio. Non c'è neanche l'ombra. Hai per caso visto un Pokémon chiamato Shroomish da queste parti? Proprio come invece da matti. Ah, il Timidro. Ti avevo teso una trappola, ma hai perso tempo a girare il bosco vetro, vero? Cosa non si fa per ti aspettare, quindi eccomi qua. Ehi tu, ricercatore di Demon, dammi quegli appunti. Ah, sei un allone di Pokémon, giusto, ti prego, aiutami. Ma che cosa credi di fare? Non vorrei mica proteggerlo. Non c'è alcuna pietà per chi si mise a fare il Team Ibro. Nemmeno per chi è ancora in tale età. Dai su, lottiamo. Se ti spacco il culo, allora sono troppo giovane per te. Pokignam. Gnam gnam. Ah, l'ero 9. Mi spacca il culo, allora. Attacco rapido non fallisce mai. Già è morto, cioè quindi alla fine non gli serve niente da tutta sta cosa. No! Tylob! Ma come ti sei permesso, Tylob? Ma come ti sei permesso? Tylob! Bravo, ammazzalo. 105, viaggia all'elo 9. A livello no, oh, oh, sei forte, mi sento preso in giro, infatti sei stato preso in giro. Caccia di pochi dollari, bitch. Certo che è proprio del fegato da dentro mettersi a fare il Team Nitro. Forza, voglio la rivincita. Mi piacerebbe, purtroppo non ho più Pokémon, infatti sei stupido. Nel Team Nitro siamo sulle tracce di qualcosa a Ferrugiopoli. Per oggi ti lascio andare. Meglio, che mi ha rotto le palle. Grazie, non mi hanno rubato quei appunti importanti. Il segno di coscienza ti do una Mega Ball. Prendiamo la prima. Quel teppistello del Team Nitro non ha neanche detto che erano sulle tracce di qualcosa a Ferrugipoli. Ferrugipoli. Non c'è tempo da perdere, lo so. Poi non c'è tempo da perdere il video. Un altro pigliamosche da uccidere. Oh, pigliamosche. Grazie, questo qua lo devo saltare un attimo, non vedo come funziona però. Ok, allora abbiamo raggiunto la fine di questa foresta, percorso 104. Che cos'è? Fiorista del bel pedalo. Ma io vendo solo i bacche. Si vuole raccogliere i bacche aranci. Non è perché non le raccoglie. Le bacche legge. Così almeno posso curarmi la paralisi. Torno a soffrire. Corri, corri, corri. Finché non c'è morte, come ho detto. C'è la morte. E se non ci ha fatto incontrare, la senti lottare? No, 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 non voglio lottare. Non sono infatti non sono venuto apposta per questo. Vado alla palestra. Ah, sono un Pokémon, ragazzi. Zigzagoon, soprattutto Zigzagoon.
Vai, Tyrob. Spacca il culo. Devo ammazzare un colpo, però. Pure. Ma mi dà libero d'attacco, mortacci tu. Devo ammazzarti con... Mortan... Ma mi devi dire perché cavolo usa a fare le ricariche tutto. Basta che la pozione basta per arrivare fino a tutto quanto, eh. Cioè... Ruggito, ho capito, attacco Megala. Mi dà pure un'altra cosa, però... Ecco, schiatta, va. Te le ricarica tutto. Già arrivato quasi alle 11, perfetto. Per Bacco, Sal vince 1400 poveri. Ammazza, oh. Mosca, appena girato, sono sempre questa. Devo o non devo? Ma sì, lotterò. Decidete, eh. Con calma, decidete. Però non c'è tutto il giorno, eh. Voglio, tu dico dubbio. Due. Rotad, vabbè. Beccata, ammazzo. Ecco, perfetto. È il livello 11. Sto già quasi rinnovando Trego. Cioè così. Shumish, ancora meglio. Ma se vuole quello è un colpo solo, perfetto. No, ma può essere. No. Paralizzante no, porco due. Ma perché? Cioè, che cazzo? Assorbi, assorbi, che mamma ha fatto i gnocchi. Vediamo quanto è figa. No, non ci credo. Non ci credo. No. Ma se lo compirla, dai, l'ho fatto lì però. Mo se butta via, non assorbi. E se butta via, ammazzo le botte, sto Shumish. Alleluia, ci va tanto. Alleluia, matto. Non tocca una super centro Pokémon, così almeno me lo curo. E lì se becca pu 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 pom. Non ho più a battaglia, perfetto. Ah no, neanche. Ok. Ma perché l'ho fatto? Cioè, me ne trovo proprio le battaglie, eh. La prima battaglia doppia, almeno, eh. Lotta del Sidot, perfetto. Beccata su Lotad e poi attacco rapido su Sidot. Mette pietra. Vai. Mette pietra. E dai, non ho tutto il giorno. Beccata. Ammazza con corpo. Perfetto. Tyrob è troppo forte. Rapido non lo ammazza. Quando mai? Crescita. Cresce. Oltre che rafforzarsi, cresce anche. Attacco sperando. Non attacca per niente. No. Mi sa che attacca. Perché Tyrob non pirla. Ecco perché. Crescita. Cresce ancora di più. Però non attacca mai. Perfetto. Tyrob. Mi dai che te lo cura per forza. Perché fai schifo. Cioè, stai facendo schifo, lo sai? Che sta facendo parlare la valuta Trego? Ah, quella è livello 12, perfetto. No, lui invece non è livello 14. Manca ancora altri degli livelli e si evolve pure. Non so porta di perdere. Basta me dai soldi, quello è l'importante. Vado subito ragazzi, dammi i soldi, sono felice. Sono arrivato? Sono arrivato, alleluia, ce la faccio più. Ferrugipoli! Centro Pokémon! Comunque ragazzi, questo è tutto. Ci sono stato un video bello ragazzi.